Corsa in pieno centro con un piccolo calesse senza conducente questa mattina ad Adrano. Protagonista un cavallo imbizzarrito sfuggito al controllo del proprietario. Fortunatamente alla fine solo tanta paura e danni a qualche autovettura. Intorno alle 10:30 l'animale ha seminato il panico lungo le vie principali della città. Il cavallo è stato visto provenire da via Enrico Fermi. Qui, dopo aver danneggiato la fiancata di un'autovettura, ha incrociato via Cappuccini. Fortunatamente senza impattare, auto in corsa. All'inizio di via Calcagno, prima ha sbattuto con il calesse contro un'altra auto in sosta ed è caduto dopo una decina di metri. Il passaggio del cavallo non è passato inosservato. Un signore ha pure tentato di bloccarlo, ma invano. In tanti hanno assistito alla scena. Siamo con il proprietario di una delle macchine che è stata danneggiata. Allora, ci dice cosa è accaduto questa mattina, cosa ha visto? Ho visto che è passato un cavallo in velocità senza persone a bordo, con borraccino messo solo, e si è imbagliata la mia macchina. Ha fatto un po' di danno, però il cavallo ha proseguito la corsa fino ad arrivare a Cappellone. Poi di là non so cosa è successo pure. Più di questo non so cosa dire. Vediamo il danno che c'è della mia macchina, che è abbastanza visivo. Ma il cavallo ha attraversato la via attraversato. Cappuccini, fortunatamente le macchine si sono Si sono fermate. fermati fortunatamente, perché c'erano le macchine in corsa che passavano. L'abbiamo visto, abbiamo fatto voce e il cavallo è passato, solo che il cavallo era vicino, passato vicino alla macchina e ha travolto la E macchina. poi il cavallo è caduto qui. È caduto qui, dove ci sono queste parti di ferro, si è rialzato ed è ritornato a partire da dove è passato, poi più basta. E così, dopo la caduta, il cavallo si è rialzato ed ha ripreso a galoppare lungo tutta via Calcagno. La sua corsa è proseguita per circa un altro chilometro in via Donatello, fra lo stupore di decine di persone, quindi in via dello spasimo. Proprio all'imbocco con la centralissima piazza Sant'Agostino c'è stato il provvidenziale intervento di un signore. Il cavallo ha finito la sua corsa qui nella parte alta di piazza Sant'Agostino. Ha rallentato la sua corsa grazie anche a questo signore Giovanni Leanza che ha visto tutto, insomma ha evitato che il cavallo potesse travolgere qualcuno. Cosa è successo esattamente? Niente, io sentivo il cavallo arrivare a forte velocità e girandomi ho visto che non c'era nessun conducente. Ho cercato di fermarlo, ma sono riuscito a rallentarlo, però grazie a questo si sono fermate le macchine e il cavallo è arrivato molto lento lì di fronte, non avendo causato né danno a lui né a altre persone. Alla fine, insomma, è finita bene. E Possiamo quindi dire qualche danno alle macchine, però, insomma, è stato, diciamo, importante il suo intervento. spero proprio di sì, qua non ha fatto danno a vetture o a cose, diciamo l'unica cosa è che è andata a sbattere lì, ma non c'è stato nulla di che. Sì, forse il fatto di rallentarlo è stata una cosa molto positiva, anche per evitare quello che poteva succedere. Quindi lei fa parte di un'associazione dei Rangers, giusto? Io sono il presidente nazionale dell'associazione Ranger, sì, grazie. E quindi diciamo fa parte anche del suo impegno personale fare queste cose. Diciamo di sì, questo è quello che noi facciamo sempre come associazione, anche perché faccio il volontario da quasi 30 anni e in queste situazioni cerchiamo di essere disponibili per quello che noi dovremmo rappresentare.